Andiamo, Dina! Oggi c'è la partitissima! Quella mi serve! Dina, ridammi la mia divisa! Dina, per favore, metti la divisa del signor Pio Pio in un posto dove possa trovarla molto facilmente! Vuoi la tua divisa, fallito? Va a prenderla! Quanto mi sta sulle balle lei, ma peggio che peggio Lina. Cioè, finché lei è stronza, mi può anche stare bene. Ma i versi che fa Lina, no. Salto e arrampicati, va bene. No, i versi che fa Lina sono... forse al pari di quanto detestassi sentire Flint parlare. Veramente. Dio mio. Allora... iniziamo a rompere tutto quello che ci troviamo davanti e vediamo se, esatto, qualcosa ce lo portiamo a casa oggi. Cose? Ecco, fatto, prendi tutte le ghiande che riusciamo. Ma io, cioè, allora, per ignoranza, ma i polli mangiano le ghiande? Cioè, non per cose, ma a me sembrava che li mangiassero solo i mai, cioè, solo che li mangiassero i maiali, le ghiande. Poi, oh, magari è una cosa del film che in questo momento neanche ricordo. O magari effettivamente i polli, oh, le ghiande se ne le spaccano proprio in vena. Appena vedono una ghianda impazziscono. Per un attimo ho pensato mi finisse in testa e lui gridasse "Ai!". In ogni caso, boh, mi sembrano... troppo dure per un pollo, no? Boh, vabbè, magari sbaglio io, chi lo sa. Comunque, questi livelli fatti così a me ricordano molto anche i livelli di Stuart Litor per la PS1. Acquistato il potenziamento del rampino usando il triangolo. Ah, fa lui in automatico, perfetto. Ok. Benissimo, Cicchellito l'ha trovato. Uno yo-yo per terra. Ecco, fatto. E ora è suo. Gli appartiene, non importa che io sia caduto. Dicevo, non importa di chi fosse. Magari apparteneva a un altro bambino. Magari apparteneva a un tossico che lo usava per sballarsi. Non lo sapremo mai. E io ci arrivo lì saltando. Chicken! Che è successo? Ah! Bene, mi fa piacere. Però per fortuna posso anche risalire. Allora, per un attimo pensavo fosse una di quelle vie senza, purtroppo, modo di risalire. E però anche te gioco. Credo che il robottino sia caduto. E con esso anche la mia speranza. No, non è vero. Comunque, figurine. Dite che muoio. Ok, per uno strano motivo dentro di me pensavo avrei trovato qualcosa dentro le fogne. Non so perché. Però un po' me l'aspettavo. Forse perché in Stuart Little, come dicevo, quando entravi nelle fogne qualcosa lo trovavi veramente. Questo è uno scivolo? No. Cioè sì, però gli altri scivoli che abbiamo visto fino ad ora si attivavano da soli. Allora, sai una cosa, Chicken? Aspetta un secondo. Io posso risalire qua... eccola lì la figurina. Dicevo, io posso risalire qua sopra? Se sì, non ho idea del come... vabbè, avanziamo, ascolta. Ah, forse da questo tubo? Ok, ma io voglio... voglio andare da quella parte, gioco. C'è una figurina. Però mi sa... aspetta, forse... se ti girassi... allora, forse si torna indietro. Voglio fidarmi un attimo del gioco. Aia, no, che palle. No, 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 no.
voglio un secondo fidarmi del gioco e pensare che, esatto, se ci facciamo tutto il percorso ci fa ritornare di là. Muori? Perfetto, dammi anche le ghiande che sto per morire e ho bisogno un po' di cure. Ma dite che questo livello è lungo e oppure troviamo tutto assieme, perché l'indicatore in questo momento ovviamente sta puntando solo al casco. Quindi deduco che dovremmo fare 5 pezzi diversi per riuscire a trovare tutto? Forse? Speriamo di no. Speriamo che in realtà dopo il casco gli altri si trovino tutti vicini tra di loro. Più che altro non vorrei che fossero 5 livelli diversi fra di loro, ma non credo, forse, non lo so. Ogni tanto non so neanche io bene cosa sperare di questi giochi. Perfetto. Ogni tanto non so veramente neanche cosa aspettarmi. Ok. Stavo dicendo, quale devo scegliere? Tutte e tre. Gioco? Ok. Di qua. Allora, facciamo un attimo il punto della situazione. Mi sa che questa è una via chiusa, perfetto. Oh, e dai, neanche le cose in volo però. Va bene. Dai, dannazione a te. Se non sei indirizzato da quella parte non vai. Vabbè. Dai, ma che peso al culo che sei, chicken. Ok, proviamo col doppio salto. Stavo giusto pensando. Ecco fatto. Ok, e ora possiamo puntare di nuovo la figurina, sperando lo stesso anche di non cadere. Bravo gioco. C'è un checkpoint per caso? Sai com'è? Non vorrei che per qualche X motivo lui cade, qualcuno mi uccide e mi devo rifare di nuovo tutto il percorso, sai. Un po' mi roderebbe le balle doverlo rifare da capo. Vieni qua. Ok. Ecco fatto. E con questo siamo a 4 ovetti. Ti prego, iddio, di non cadere però. Grazie, perfetto. Meno male che si possa andare contro il muro proprio raso raso e lui non può proprio cadere così in questo modo. Non vedo la telecamera. Dove dobbiamo andare? Ok. E abbiamo trovato il casco e il gioco è un attimo frizzato perché troppi nemici. Non fare pazzie, pollo pazzo. Hai trovato un pezzo della divisa? Dicevo. Oh, ah, che. Oh, no. No. Vabbè. Mi hanno trovato anche la maglietta o era il checkpoint? Comunque, dobbiamo risalire là sopra. Cioè, allora, ad averlo visto, scendevo di. Scusami. Scusa. Dicevo, a saperlo prima, magari cadevo direttamente dal rampino per prenderlo. Però vabbè, è stato facile. Allora, lì c'è il guantone. Lì c'è la. Ah, ecco dove era la maglietta. Ma io sono sicuro di aver visto la maglietta a fine del percorso. In ogni caso, dove sono le altre figurine? Allora, eccone una. Stavo dicendo, perché salendo da qui. Aspetta un secondo, fammi vedere. Ok, no, un po' ci ho sperato che una figurina fosse nascosta qua dentro. Comunque dicevo, una figurina si nasconde qua sul tetto. Non credo di averne perse, quindi tutto quello che ci manca. Perché si è fermata la macchina? Chi stava per investire? Comunque dicevo, tutto quello che ci manca dovrebbe trovarsi qui sulla città, giusto? Allora. Oh, la telecamera, santo cielo! Dove si trova l'ultima figurina?
Allora, fammi vedere. Non vedo, la telecamera fa schifo. Continua a clippare contro le cose, di conseguenza ad andare in alto. Si è fermata la macchina perché sto cretino si è messo qua fermo. Guardalo. Vabbè, guarda. Non è un problema mio, giusto? È un problema della società. We live in a society. Ok. Ah, si può entrare qua dentro? Attenzione, forse la troviamo qua dentro l'ultima figurina. Ah, è il cinema, raggiungi il tetto del cinema. Ah, allora, oltre al fatto che la figurina potrebbe trovarsi qui, ma dai, il film dice che è Little. Comunque, dicevo, oltre al fatto che la figurina potrebbe trovarsi qui, probabilmente sul tetto troviamo gli scarponi. Stavo per dire un pezzo della divisa. Ma è il best colossal del film, di questo posto, il film su Chicken Little. Il film su un povero bambino pollo che spaventato ha fatto praticamente quasi fuggire un'intera cittadina. Per carità, è una cosa seria. Però, che cacchio, è pur sempre un pulcino. Dannazione. Certo che la gente lo sapevo. Dicevo, certo che la gente, quando vuole, sa essere veramente cattiva. Non importa chi sei, non importa per come, quando e perché, la gente molto spesso fa solo che schifo. Allora, la telecamera, santo Dio, io adesso mi do fuoco in protesta di questa telecamera. Comunque, fammi vedere. A mia logica, io la figurina l'avrei nascosta qui. A logica del gioco, potrebbe essere nascosta lì. No, quello è un checkpoint. E io sono appena caduto. Ok, grazie questa volta di aver fatto il tuo lavoro, pollo piccolo. Ok, dai che forse... Ok, intanto abbiamo preso il... come si chiama? Il checkpoint. Ora, il problema viene da sé che dobbiamo trovare la figurina. Potrebbe essere qua sotto. Per fortuna che non c'è il danno da caduta. Ma levati, stupido robottino. Dai, vieni. Vieni e combatti la tua nemesi, che è il tuo originale. Io tra l'altro ho un vago ricordo, ma come ho detto, di questo film non ricordo quasi nulla. A fine del film, poi, Dina, la bulletta di sto gioco, film, cioè, non è che diventa buona, ma aiuta Chicken? Ho questo dubbio, cioè, allora, dovrei rivederlo. Non mi ricordo se nella mia lista dei film ce l'ho. Dovrei controllare nella mia lista DVD. A mente non mi sembra, poi, appunto, comprando e continuando... Dov'era l'ultimo robot? Vabbè. Oh, calmo. Come dicevo, comunque, comprando e aggiornando la lista, continuiamo ad aumentare il numero dei nostri DVD. E io finisco che non mi ricordo effettivamente cosa c'è e cosa non c'è nella mia lista. Ok, non so se questo serviva, ma... fa niente, ormai l'abbiamo fatto. Vabbè, effettivamente anche le ghiande qui. Perché io, allora, è come Brett in in Piovono Polpette. Fa il bulletto e fine film.
diventa il grande amicone perché sì, mi hai salvato la vita, grazie. Quel tipo di persone lì io le detesto. Sono le persone più ipocrite che ci sono. E che finché non gli fai il favore di qualsiasi genere, è come il bulletto a scuola, finché ti tratta di merda per nessun motivo. No, dove sei finito? Ma appena gli fai copiare la verifica di matematica, è grande, bello, e poi il giorno dopo ti tratta di nuovo di merda. Quel tipo di persone sarebbero veramente da prendere a calci nel culo. Che poi, oh, io non giudico la persona in sé, perché magari uno scherza e pensa di essere simpatico, poi in realtà si rileva essere più pesante di quanto lui creda. E a volte invece è molto intenzionale la cosa, e per carità. Giudico purtroppo chi dovrebbe educarlo, che sono i genitori e gli insegnanti. Principalmente i genitori. Secondariamente gli insegnanti, chicken. E prima è colpa mia, sto parlando troppo. Secondariamente gli insegnanti, perché giustamente a volte si fanno talmente tanto intimidire dai comportamenti di questi ragazzini che finiscono per non fare il loro lavoro, o meglio farlo, ma al minimo indispensabile. Proprio fanno la loro ora, mezza ora, due, tre di lezione, chi si è visto si è visto, senza però aver effettivamente non messo in riga, ma comunque fatto capire che sei in un ambiente in cui non ti puoi permettere di fare il cazzo che fantastico vuoi, insomma. E credo che abbiamo finito il livello, vero? Cioè, abbiamo finito questa sequenza. Ok, sì. E non abbiamo trovato altre figurine. Questo vuol dire o che è qua sul tetto o dobbiamo cercarla ancora in città. Giusto, Pollo? Caccia la divisa. Trovi i pezzi della divisa per la partita. E grazie, lo so, siamo qui a fare, scusami. Cosa siamo venuti qua a fare, se no, se secondo te, gioco? Il punto è che l'ultima figurina non è neanche... Eccola. Grazie di avermi fatto venire qua in alto, gioco. Adesso so cosa devo fare. No, scendi. Ah, ma guarda un po' chi è che fa il simpatico. Allora, io posso salire là sopra? Ma dai, guarda sto coniglio come non gliene frega niente della legge. E fa... si fa quasi schiantare. Ok, comunque dicevo, come faccio a salire su questo palo? Proviamo. Allora, aspetta, ho una mezza idea. Ok, no. Avevo una mezza idea un pelo più pericolosa. Pensavo di dover far fermare una macchina, salirci sopra e poi aggrapparmi qua al palo. Sì. Però direi che ce la siamo cavata egregiamente. In ogni caso, maglietta. Eccola qui. Perfetto. Aspetta. Oh no, e che palle. Tra l'altro, vabbè, visto che già siamo in discussione così, credete che il mondo di Chicken Little, chi è il pollo adesso? Il mondo di Singit e il mondo di Zootopia coesistono tutti nello stesso universo? Cioè, se girassimo fra città e città troveremmo sia Zootopia che la città di Singit e più il paesino qua di Chicken Little? Non lo so, non saprei dirvi. Allora, come arriviamo qua sopra? Forse basta solo arrampicarsi? Sì. Perfetto. E abbiamo ottenuto tutti i pezzi, oh sì, per il nostro vestito. Il nostro pollo piccolo è pronto per giocare la sua partitissima. E non c'è più Dina, è scomparsa. Che è quello che si merita. Vuoi salvare la partita? Assolutamente.